Adesso possiamo dedicarci a parlare del circuito più bello dell'intero mondiale di Formula 1, ovvero quello di Spa-Francorchamps, che tra l'altro, quando ero piccolino, questa sagoma qui della pista mi ricordava una pistola, non so perché, ed effettivamente le monoposto che vanno una media intorno ai 250 km/h sembrano appunto sparate da una pistola. Comunque, ci sono diverse novità, ad esempio l'aggiunta della ghiaia qui in uscita da curva 1 in questo punto, quindi molto molto importante. E poi ancora ci sarà ghiaia in questa zona, mi aiuto qui con la manina, uscita curva 6, poi qui in tutta questa zona qui è molto importante che ci sia la ghiaia, così i piloti se sbagliano praticamente si insabbiano e come dire, viene un po' esaltato di più quello che è il talento dei piloti, la bravura del pilota di non sbagliare. Torniamo alla pista e per dirvi che c'è stata una notevole riasfaltatura. È stata riasfaltata Le Rouge, la Radion, poi ancora tutta la zona di Lescoms e anche qualcosa è stato fatto qui in curva 10 e 11, curva Bruxelles, che tra l'altro è un tornantone a lunga percorrenza che analizzeremo e che è molto molto importante per quel che riguarda il tempo. Ne parleremo tra un attimino. Il fatto che è stata riasfaltata un tratto come Eau Rouge Radion o piuttosto curva 11, a mio avviso velocizza non poco la pista, perché come detto ieri, quando viene riasfaltata una zona, vengono livellate tutti quei piccoli dossetti, quelle piccole asperità che se andate a guardare un onboard già dell'anno scorso o di 2 anni fa, di 3 anni fa delle Formula 1, vedete che lì sopra un po' le vetture minimamente, anche se a velocità elevatissime, saltellavano. Ebbene, adesso, oltre ad avere un asfalto nuovo e quindi con un'aderenza leggermente maggiore rispetto a quello vecchio della stessa tipologia, abbiamo un asfalto livellato che renderà le monoposto un po' più stabili. Vedremo con quali vantaggi. Torniamo alla pista perché voglio farvi vedere una cosa, sempre con l'aiuto della manina. Praticamente dall'uscita di curva 1 fino alla frenata di Lescom c'è un tratto, tutto questo che vi sto facendo vedere con la manina, di più di 1800 metri che i piloti fanno full gas, fanno in pieno. Quindi immaginatevi solo per un attimo che stress può avere un motore di una Formula 1 su questa pista, ma non solo la parte termica, anche la parte elettrica, che come vedrete nel giro sarà molto 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 importante. E allora, iniziamo a descrivere ogni singolo centimetro della pista. Tra l'altro, ho fatto 2 sessioni al simulatore e per questo mi sono tirato un po' lungo con questa puntata, perché uno sa quando sale, ma poi non sa quando scende, perché non vuole scendere più, perché ci si diverte. Allora, iniziamo non dalla linea del traguardo, ma bensì un po' prima, e vi faccio vedere perché. Allora, questa è la parte finale della chicane bus stop, poi da qui ci si mette sul traguardo. Ebbene, i piloti durante il giro di qualifica preparano questa curva con una traiettoria atipica. Sembra quasi che qui la Ferrari Leclerc voglia entrare, se non fosse per le ruote girate, in corsia box. Invece no, i piloti si allargano tantissimo per cambiare un po' quella che è la linea di questa curva, che poi vedrete a fine giro è molto diversa da come viene fatta adesso, cioè quando i piloti si lanciano. Ebbene, qui i piloti si creano una curva un po' più veloce, posticipando tantissimo l'inserimento, e mettono giù in questo punto utilizzando un po' meno angolo di sterzo rispetto a quello che avranno poi nella parte finale del giro. Poi,
si lanciano sul dritto e si arriva alla staccata di curva 1, che viene fatta più o meno intorno ai 100 metri. Ora, i più bravi, i più esperti di voi diranno: ma come intorno ai 100 metri, quando poi, per esempio, dopo il rettilineo del Kemmel, si stacca ben oltre i 100 metri? Per quale motivo si va a fare una staccata lunga e morbida, nonostante non ci sia un rettilineo lunghissimo dietro tra l'ultima curva e appunto la prima? Tra l'altro, questa è la prima delle due zone DRS, e credo siano due, a meno che non ne venga aggiunta un'altra, però che io sappia sono due. Devo essere sincero con voi, non mi sono documentato su quest'ultima cosa perché onestamente non sono un fan del DRS, ma lo sono molto di più della guida. Comunque, torniamo alla frenata di curva 1. Perché viene fatta così lunga e morbida? Perché in prossimità del punto di corda c'è un leggero dislivello, cioè la pista praticamente fa così. Già scende di suo, poi a un certo punto c'è un saltino che va a scaricare, vi faccio vedere le ruote anteriori, e quindi i piloti per un attimo perdono l'aderenza ottimale con le gomme anteriori e sono costretti anche a girare un po' di più. Infatti, spesso in questa zona si vede poi una leggera correzione da parte dei piloti, perché poi le ruote davanti riprendono aderenza e magari sono girate un po' troppo. Questa è una curva molto importante per quel che riguarda la trazione. Qui le vetture devono avere tanta tanta trazione al posteriore in uscita, perché praticamente ci si immette su quel tratto che poi è lungo 1800 metri, che vi ho fatto vedere con la manina, e che è importantissimo per quel che riguarda il tempo sul giro. Andiamo avanti. E si arriva alla curva più famosa del mondo, ovvero l'Oruge. Allora, la prima parte non ha una pendenza particolarissima, ma poi più avanti, dove finisce il primo cordolo di sinistra, lì la salita aumenta veramente, veramente tanto, ma veramente tanto, credetemi. Poi questo cordolo qui, come potete vedere, è abbastanza piatto. Negli anni 80 era molto più cordolo, i piloti salendoci su lo sentivano molto, molto di più. E poi, come ve potete vedere, alla sinistra della prima parte di curva la via di fuga è stata molto ampliata. Qui è stato abbattuto un edificio storico per far posto appunto a una via di fuga più importante per quel che è la salute dei piloti. A mio avviso, hanno fatto benissimo. Torniamo qui per vedere come poi cambia la pendenza. Qui vi accorgete tra Oruge e Radion, quindi praticamente tra curva 4 e curva 5, c'è un cambio di pendenza importante. Ora io vi voglio invitare, durante le prove libere, durante le qualifiche, durante la gara, a fare attenzione a una cosa. Praticamente vi informo già che sarà una puntata lunghissima questa, perché c'è tanto da analizzare di questa pista meravigliosa. Allora, che cosa vi invito ad analizzare? Già qui nel cambio di direzione sinistra-destra, proprio a causa del velocissimo cambio di direzione, del fatto che comunque qui le monoposto cioè sono soggette a tanta forza laterale, i piloti perdono più o meno a livello di velocità circa 5-6 km/h. Ma quando si passa tra Oruge e Radion, quindi si sale davvero tantissimo, e ripeto, questa foto, le immagini in TV non rendono merito a quanto sia ripida questa salita. Qui sentite che i piloti sono full gas, ma si sente il motore che scende tantissimo di giri, proprio per la fortissima e improvvisa pendenza, oltre che per lo schiacciamento che c'è della vettura a terra. Questo
Ebbene, in questo punto, proprio in questo punto, non qui ma qui, la parte elettrica del motore, quindi l'aiuto che arriverà dalla parte elettrica, è importantissimo. Quindi le mappature a livello di motore qui utilizzeranno tanta spinta da parte del motore elettrico per arrivare a una velocità quanto maggiore possibile sul rettilineo del Campbell. Calcolate una cosa, che questa retta qui saranno facilissimi sorpassi, questo è vero, però non è larghissima questa retta, quella carreggiata in questo punto sembra larga, ma non è larghissima. Quindi qui i piloti con una vettura scarica, perché a Spasi andrà con ali a basso carico, tutti quanti andranno con ali con poco impatto sull'aria. Questo perché, appunto, come vi ho detto, i tratti dove si viaggia veramente ad acceleratore aperto, quindi full gas, sono moltissimi. I tratti da altissima velocità si sentono, e come, a livello di cronometro. E quindi tutte le vetture saranno scariche e dovranno fare affidamento sulla tenuta meccanica, ma soprattutto sulla tenuta aerodinamica, sul carico aerodinamico generato dal corpo vettura. E qui mi viene da pensare un po' alla Ferrari con le sue pance scavate, quindi con quella rampa che genera tantissima tenuta, potrebbe avere un vantaggio poi nella percorrenza dei curvoni veloci. Comunque, andiamo avanti con il giro. Frenata. Dopo il rettilineo del Campbell si arriva all'Escombes. Sono tre curve dove, appunto, come potete vedere, si frena in questo punto, e quello che vedete a sinistra è il cartello dei 50 metri, quindi più o meno qui i piloti staccano a 62-63 metri. Come potete vedere, si stacca molto dopo rispetto a quella che era la staccata in curva 1, proprio per questo, intanto perché non si è più in discesa, quindi le ruote anteriori qui in curva 1 vengono caricate tantissimo e si può andare incontro a bloccaggi, e nella frenata qui che immette a curva 7, 8 e 9, no. E poi c'è anche il discorso, appunto, che qui poi in inserimento vicino al punto di corda non c'è nessun saltino. La prima delle curve di Lescombe, quindi curva 7, si fa andando subito a corda e dando un pelino di gas. Poi curva 8, che sarebbe quella in alto a sinistra, si mette giù in maniera molto più decisa, senza sfruttare tutta la strada in uscita, perché poi si deve fare un cambio di direzione per fare curva 9 in basso a destra, che praticamente si fa piena. Poi si arriva al tornantone, curva 10, Bruxelles. Qui i piloti spesso o vanno tardi alla corda oppure non ci vanno per niente, lasciano più o meno 40-50 centimetri tra la vettura e il punto di corda. Questo per andare quanto più velocemente sul gas e per cercare di abbassare il meno possibile la velocità minima di percorrenza di questa curva. Poi abbiamo un'altra curva molto importante. Qui si è lavorato tantissimo a livello, sono stati fatti tanti lavori, soprattutto per la MotoGP e curva 11, l'asfalto è stato reso molto meno sconnesso. Prima in questa curva c'erano delle sconnessioni che si sentivano parecchio. Difatti, i piloti tendevano a, come dire, chiudere un po' tardi la corda, perché se no nella parte interna si saltava molto di più. Ora in questa curva l'aderenza è aumentata un po', i piloti vanno prima a corda e si avrà un grande vantaggio dove, un po' nella percorrenza di curva 11, ma soprattutto qui a curva 12, che sono due curve, le Puan, che formano un'unica curva a raggio variabile. La prima parte è quella in alto a sinistra, i piloti vanno subito a corda, mettono giù il gas per arrivare in uscita dalla seconda parte della Puan in ottava marcia a oltre 300 km orari.
Questa è una curva molto molto importante. Per quale motivo? Perché c'è una spinta laterale di 3G che dura parecchio, quasi 5 secondi, e quindi tutto questo che cosa fa? Mette sotto forte stress gli pneumatici che si surriscaldano e possono generare del blistering. Quindi è importantissimo in questa zona della pista avere veramente una vettura molto molto equilibrata per evitare appunto il fenomeno che poi costringe i piloti ad alzare quello che è il passo in gara. Andiamo avanti con l'analisi della pista. E Juan ovviamente si fan piene, ma alla grandissima, per arrivare poi alla S Campus, che vedete in alto a sinistra, c'è un destra-sinistra, la parte sinistra si intravede, un cambio di direzione veloce dove l'equilibrio tra l'anteriore e il posteriore della vettura è molto molto importante, per immettersi poi nella Stavelot. La Stavelot è una curva a lunga percorrenza dove anche qui la vettura è soggetta a tanta forza laterale, però se una monoposto è messa a punto bene per Puon, alla fine a Stavelot non soffre granché e quindi ha il grandissimo vantaggio poi di arrivare alla Paul Favre e al rettilineo, perché anche se una curva è un rettilineo, del Blanchimont con tanta tanta velocità, per poi andare a fare una grandissima staccata in quella che è l'ultima curva. Qui nella mappa della pista sono curva 19 e curva 20, ma in realtà questa è la chicane del bus stop. Perché si chiama così? Perché una volta lì c'era la fermata dell'autobus, quindi da lì bus stop. Allora, dicevamo, qui andiamo ad analizzare questa curva. Intanto, è uno dei pochi punti dove si frena veramente cattivo e la velocità si riduce tantissimo assieme a curva 1. Nella prima parte della curva praticamente si tende a posticipare quanto più possibile l'inserimento, poi si esce centrali e vedete invece l'ultima parte della curva, i piloti sterzano molto di più rispetto a quanto ho fatto vedere all'inizio. Questo perché non riescono ad andare tantissimo a destra per impostare bene quest'ultima curva. Però qui che cosa hanno le vetture? Innanzitutto un leggero sottosterzo, anche perché si scollina un po', e quindi è importante che davanti la vettura sia precisa, perché qui si perde veramente tanto tanto tempo. Poi è vero che c'è una carreggiata in uscita molto molto larga e quindi permette ai piloti di annullare o limitare un po' il sottosterzo, ma ancora una volta molti con la guida ci mettono una pezza, perché qui per appunto limitare la spinta del posteriore che ti fa andare dritto l'anteriore, a un certo punto i piloti cambiano marcia, fanno quello che nel gergo si chiama short shift e praticamente vanno ad annullare il sottosterzo e ad avere tanta trazione dietro per immettersi poi verso il traguardo, quindi alla fine del giro sul rettilineo di partenza. Bella tirata, però ho fatto meno fatica delle altre volte a commentare il giro perché questa pista la sento veramente, veramente tanto.